L'immunoterapia specifica, quello che tutti conosciamo come vaccino per le allergie, in questi ultimi 15 anni ha conosciuto un notevole sviluppo. Questo è dovuto sia al miglioramento tecnologico che ci consente di avere per esempio le molecole ricombinanti, sia al miglioramento delle conoscenze dei meccanismi di azione dell'immunoterapia e anche dei meccanismi di malattia. Per tale motivo, dopo l'introduzione che risale ormai a 20 anni fa dell'immunoterapia sublinguale, per esempio, sono state proposte delle altre vie di somministrazione assolutamente nuove. Una è quella intralinfatica, in cui il vaccino viene iniettato direttamente dentro un linfonodo in maniera assolutamente sicura e incruenta. Un'altra via di somministrazione proposta molto di recente è quella epicutanea, in cui il vaccino viene somministrato sotto forma di cerotti da applicare sulla pelle. Ovviamente per queste due nuove modalità ci sono già studi sull'uomo, studi favorevoli, e dovranno essere confermate ovviamente su larga scala. Altri campi di ricerca molto promettenti nell'immunoterapia specifica è l'utilizzo per esempio degli allergeni ricombinanti o modificati, che consentono di somministrare soltanto alcune molecole e non tutte le molecole come facciamo normalmente con gli estratti grezzi, e soprattutto ci consente di modificare queste molecole allergeniche in modo che migliorino il loro profilo di sicurezza. Altre possibilità in questo campo sono per esempio l'immunoterapia con frammenti peptidici. Questo vuol dire che invece di somministrare tutta la proteina o tutto l'estratto, somministriamo soltanto dei pezzettini di questa proteina allergenica, e anche questo ha lo scopo generale di migliorare la sicurezza della somministrazione. Per il futuro cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo qualcosa di ancora più tecnologico, che vuol dire combinare l'immunoterapia con le modificazioni genetiche, quindi una immunoterapia basata sul DNA o sulle modificazioni genetiche. Ovviamente questo è un campo futuribile, ci sono studi soltanto negli animali, anche se studi positivi, e ci sarà però da attendere un po' per avere gli studi nell'uomo. Identicamente le cosiddette proteine di fusione o proteine chimeriche, per cui si riesce a mettere insieme in una sola proteina i determinanti allergenici di più allergeni differenti. Quindi questo sarebbe un'ottima possibilità per il soggetto polisensibile, che noi dobbiamo vaccinare con diversi estratti. Potremmo vaccinare soltanto con una molecola che contiene gli epitopi rilevanti di diversi estratti.